Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Se la preghiera non raccoglie le gioie, i dolori, le speranze, le angosce dell'umanità, diventa un'attività decorativa, un atteggiamento superficiale, da teatro, un atteggiamento intimistico. Tutti abbiamo bisogno di interiorità, di ritirarci in uno spazio e un tempo dedicato al nostro rapporto con Dio. Ma questo non vuol dire evadere dalla realtà. Nella preghiera Dio ci prende, ci benedice e poi ci spezza e ci dà per la fame di tutti. Ogni cristiano è chiamato a diventare nelle mani di Dio pane spezzato e condiviso. Cioè una preghiera concreta, che non sia una fuga. Così gli uomini e le donne di preghiera cercano la solitudine e il silenzio, non per non essere infastiditi, ma per ascoltare meglio la voce di Dio. A volte si ritirano dal mondo, nel segreto della propria camera, come raccomandava Gesù, ma ovunque siano, tengono sempre spalancata la porta del loro cuore. Una porta aperta per quelli che pregano senza sapere di pregare, per quelli che non pregano affatto ma portano dentro un grido soffocato, un'invocazione nascosta, per quelli che hanno sbagliato ed hanno smarrito la vita. Chiunque può bussare alla porta di un orante e trovare in lui o in lei un cuore compassionevole, che prega senza escludere nessuno. Nella preghiera il nostro cuore e la nostra voce si fa cuore e voce di tanta gente che non sa pregare o non prega o non vuole pregare o è impossibilitato da pregare. Noi siamo il cuore e la voce di questa gente che sale a Gesù, sale al Padre come intercessori. Nella solitudine, quello che prega, sia la solitudine di molto tempo, sia la solitudine di mezz'oretta per pregare, si separa da tutto e da tutti per ritrovare tutto e tutti in Dio. Così l'orante prega per il mondo intero, portando sulle sue spalle dolori e peccati. Prega per tutti e per ciascuno. È come se fosse un'antenna di Dio in questo mondo. In ogni povero che bussa alla porta, in ogni persona che ha perso il senso delle cose, chi prega vede il volto di Cristo. Il catechismo scrive: intercedere, chiedere in favore di un altro, è la prerogativa di un cuore in sintonia con la misericordia di Dio. Questo è bellissimo. Quando preghiamo siamo in sintonia con la misericordia di Dio. Misericordia, confronto i nostri peccati, no? Che con noi è misericordioso con noi, ma anche misericordia con tutti coloro che hanno chiesto di pregare per loro o che noi vogliamo pregare, in sintonia con il cuore di Dio. Questa è la vera preghiera, in sintonia con la misericordia di Dio, quel cuore misericordioso. Nel tempo della Chiesa l'intercessione cristiana partecipa a quella di Cristo, espressione della comunione dei santi. Cosa vuol dire che si partecipa all'intercessione di Cristo? Quando io intercedo per qualcuno, prego per qualcuno, perché Cristo davanti al Padre è intercessore, prega per noi e prega facendo vedere al Padre le piaghe delle sue mani. Perché Gesù è fisicamente col suo corpo davanti al Padre. Gesù è il nostro intercessore e pregare è un po' fare come Gesù, intercedere in Gesù al Padre per gli altri. E questo è molto bello. Alla preghiera sta a cuore l'uomo, semplicemente l'uomo,
Chi non ama il fratello non prega seriamente. Qualcuno può dire: in succo di odio non si può pregare, in succo di indifferenza non si può pregare. La preghiera soltanto si dà in spirito di amore. Chi non ama non fa finta di pregare, o lui crede che prega, ma non prega, perché manca proprio lo spirito che è l'amore. Nella Chiesa, chi conosce la tristezza o la gioia dell'altro va più in profondità di chi indaga i massimi sistemi. Per questo motivo c'è un'esperienza dell'umano in ogni preghiera, perché le persone, per quanto possano commettere errori, non vanno mai rifiutate o scartate. Quando un credente, mosso dallo Spirito Santo, prega per i peccatori, non fa selezioni, non emette giudizio di condanna, prega per tutti e prega anche per sé. In quel momento sa di non essere nemmeno troppo diverso dalle persone per cui prega. Si sente peccatore, fra i peccatori, e prega per tutti. La lezione della parabola del fariseo e del pubblicano è sempre viva e attuale. Noi non siamo migliori di nessuno. Siamo tutti fratelli in una comunanza di fragilità, di sofferenze nell'essere peccatori. Perciò una preghiera che possiamo rivolgere a Dio è questa: Signore, nessun vivente davanti a te è giusto. Questo lo dice un salmo. Signore, nessun vivente davanti a te è giusto, nessuno di noi. Siamo tutti peccatori. Siamo tutti debitori che hanno un conto in sospeso. Non c'è alcuno che sia impeccabile ai tuoi occhi. Signore, abbi pietà di noi. E con questo spirito la preghiera è feconda, perché andiamo con umiltà davanti a Dio a pregare per tutti. Invece il fariseo pregava in modo superbo: ti ringrazio, Signore, perché io non sono come coloro peccatori, io sono giusto, faccio sempre. Questa non è preghiera. Questo è guardarsi allo specchio. Nella realtà propria no, guardarsi allo specchio truccato per la superbia. Il mondo va avanti grazie a questa catena di oranti che intercedono e che sono per lo più sconosciuti, ma non a Dio. Ci sono tanti cristiani ignoti che in tempo di persecuzione hanno saputo ripetere le parole del nostro Signore: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il buon pastore resta fedele anche davanti alla constatazione del peccato della propria gente. Il buon pastore continua a essere padre anche quando i figli si allontanano e lo abbandonano. Persevera nel servizio di pastore anche nei confronti di chi lo porta a sporcarsi le mani. Non chiude il cuore davanti a chi magari lo ha fatto soffrire. La Chiesa, in tutte le sue membra, ha la missione di praticare la preghiera di intercessione. Intercede per gli altri. In particolare, nel dovere, chiunque sia il posto in un ruolo di responsabilità, genitori, educatori, ministri ordinati, superiori di comunità, come Abramo e Mosè, a volte devono difendere davanti a Dio le persone loro affidate. In realtà si tratta di guardare con gli occhi e il cuore di Dio, con la sua stessa invincibile compassione e tenerezza. Pregare con tenerezza per gli altri. Fratelli e sorelle, siamo tutti foglie del medesimo albero. Ogni distacco ci richiama alla grande pietà che dobbiamo nutrire nella preghiera gli uni per gli altri. Preghiamo gli uni per gli altri. Ci farà bene a noi e farà bene a tutti. Grazie.